La fuga dalla città Creusa. Che cosa si narra nell'ultima parte del secondo libro dell'Eneide? Si narra di come ormai Enea abbia deciso di scappare dalla città. La morte di Priamo riempie di orrore Enea, che pensa per analogia alla sorte che può attendere ai suoi cari. Quindi morirebbero magari suo padre Anchise, il figlio Iulo, magari la moglie Creusa potrebbe essere presa come schiava, vedova portata via dai nemici. Non ha più nessuno intorno, tutti i guerrieri sono morti. Ecco, scorge nella penombra Elena. Elena è la causa di tutto. Ecco, se c'è stata la guerra di Troia, è colpa di Elena. Immagina per lei un destino di felicità in Argo e Micene, circondata da schiave troiane. Così dentro di sé il desiderio di vendicare le infamie che la donna ha provocato. Cova dentro di sé il desiderio di vendicare le infamie appunto causate da Elena. Medita di uccidere Elena, ma gli appare la madre Venere. La dea gli mostra che Troia, attaccata anche dagli dei, non è più difendibile. Lo spinge alla fuga e a provvedere ai suoi cari e quindi a preoccuparsi della sorte del padre Anchise, del figlio Iulo e della moglie Creusa. Elena allora ritorna alla casa del padre. Anchise si rifiuta di abbandonare Troia. In questa situazione di incertezza si manifesta a tutti un prodigioso fenomeno. Lingue di fiamma lambiscono il capo e i capelli di Iulo, senza bruciarli. C'è un prodigio. Appaiono delle lingue di fuoco sulla testa di Iulo, che è il figlio di Enea, quello che poi verrà chiamato anche Ascanio. Si tratta di un prodigio che viene così interpretato. È un segno degli dèi, l'ulteriore segno degli dèi, che Anchise deve fuggire, deve scappare insieme con Enea. E infatti queste lingue di fuoco stanno a rappresentare la corona di re che Iulo cingerà in futuro. Quindi Iulo diventerà re. Ma per far questo deve assolutamente scappare. Enea deve scappare, deve portarlo via con sé. Anchise interpreta il fenomeno come un segno della volontà divina. Subito dopo il fragore di un tuono e una stella comparsa a indicare in cielo la direzione della fuga, convincono Anchise che Giove stesso vuole che lui e la sua stirpe si mettano in salvo. Disse appunto Anchise, dopo questi prodigi, dice questo, cioè accetta insomma di lasciare la città. E già per le mura il fuoco più chiaro si ode e in volute si approssima l'ardore degli incendi. Quindi ormai sta bruciando tutta quanta la città. Su dunque, diletto padre, salimi sul collo. Ecco, dal punto di vista iconografico, una delle scene più rappresentate dell'Eneide è appunto quella di Enea che porta sulle sue spalle il padre Anchise. È una dimostrazione di quanto sia pius Enea, cioè dei suoi sentimenti umani profondi, no? Ad esempio, l'amore per il padre Anchise. Su dunque, diletto padre, salimi sul collo, ti sosterrò con le spalle e il peso non mi sarà grave, non mi peserà quindi sulle spalle il tuo corpo. Dovunque cadranno le sorti, uno e comune sarà il pericolo. Affrontiamo il destino insieme. Quindi, io non ti abbandonerò, anzi ti sostengo e ti porto sulle spalle. Noi, quando siamo piccoli, bambini, dobbiamo molto ai nostri genitori, i quali ci sostengono e ci portano in braccio, quando siamo lattanti. Poi le cose un po' si capovolgono nel momento in cui loro diventano molto vecchi, molto anziani e hanno bisogno di noi. Questa cosa, che è insomma, una verità umana che tutti quanti possiamo sperimentare, viene rappresentata in questo modo. Da Virgilio. Ecco perché ci piace molto Virgilio, perché è un poeta molto umano, perché è un poeta che rappresenta questi sentimenti che possono essere condivisi da tutti noi. Una per ambedue la salvezza. Se il destino, la sorte vorrà che moriamo, beh, moriremo insieme. Se invece potremo salvarci, ci salveremo insieme.
il piccolo Iulo mi accompagni, venga con me anche mio figlio, e la sposa segua discreta i miei passi. E mia moglie subito dietro, quindi alla volta di, non so, di una nuova patria, alla ricerca di una nuova patria. Scappiamo insomma dalla città in fiamme. Voi, o servi, ascoltate quanto vi dico. All'uscita della città vi è un colle e un vetusto tempio di Cerere abbandonato. Quindi c'è un'altura, è un tempio dedicato a Cerere, che era la dea dei raccolti. Un tempio un po' abbandonato, lasciato da parte. Ecco, e questo è proprio il luogo di raccolta, dove si troveranno Enea e tutti quanti gli altri dispersi che hanno intenzione di scappare insieme con Enea. E accanto un antico cipresso conservato per molti anni dalla devozione dei padri. Quindi anche per gli antichi pagani, il cipresso, così come per i cristiani mettono i cipressi nei cimiteri, no? Presso i cimiteri. E gli antichi magari presso i templi. Anche perché è una pianta, un albero antico, insomma. Da diverse direzioni verremo a quest'unico luogo. Non possiamo scappare insieme, altrimenti i greci se ne accorgerebbero, insomma, magari farebbero strage di noi. Invece, così, un po', separati l'uno dall'altro, ci ritroveremo in quest'unico luogo. Tu, o padre, prendi i sacri arredi e i patrii penati. Tu, Anchise, prendi i sacri arredi, gli oggetti sacri necessari per la celebrazione dei riti. E i penati sono quelle statuette, i simulacri degli dei che proteggono, dicevamo, la patria. Io non posso toccarli appena uscito da tale lotta e strage. Ecco, per gli antichi, quando uno combatteva e quindi si sporcava di sangue, non poteva poi toccare questi oggetti sacri, finché non mi mondi a una viva sorgente. Solamente quindi nel momento in cui si purifica la sorgente d'acqua. Anche per gli antichi pagani l'acqua aveva quindi un significato di purificazione. Detto così, distendo sulle larghe spalle e sul collo reclino una coperta, la pelle d'un fulvo leone, e mi sottopongo al peso. Ecco, quindi mettendosi una coperta sulle spalle, poi si sottopone al peso del suo padre Anchise, cioè porta sulle spalle il padre Anchise. E così, dicevamo, viene rappresentato da molti artisti. Alla destra mi si stringe il piccolo Iulo. E segue il padre con passi ineguali, cioè Iulo segue suo padre, Enea, con passi ineguali perché è ancora piccolino. Dietro viene la sposa, dietro la moglie Creusa. Muoviamo per oscure contrade, in mezzo, nella periferia, insomma, della città di Troia. E mentre poc'anzi non mi turbavano i dardi scagliati né i greci raccolti in avversa schiera, adesso un alito m'atterrisce. Un suono mi allarma. Inquieto e timoroso allo stesso modo per il compagno per il peso. Cioè, in precedenza, se anche c'era una schiera di nemici greci che mi attaccava, dardi, frecce, eccetera, non avevo paura di niente. Adesso invece che dovevo proteggere la vita di mio padre, di mio figlio, eccetera, stavo attento e mi preoccupavo per ogni soffio, e per ogni, possibile testimonianza di nemici in agguato. E già mi avvicinavo alle porte della città, mi sembrava di essere scampato a tutto il percorso, quando d'un tratto mi parve di udire un appressarsi di passi. Il padre, scrutando nell'ombra, figlio, esclama, fuggi, figlio, si avvicinano, vedo splendenti scudi e bronzi scintillanti. Stavo ormai per uscire finalmente dalla città, da una delle porte della città, quando Anchise, preoccupato, dice: scappa, scappa! Ricordate, Anchise sulle spalle di Enea. Enea sta scappando con suo padre sulle spalle. Enea sta scappando con suo padre sulle spalle. Sì, non l'avevi capito, l'avevo spiegato prima, no? E il padre dice: guarda, scappa, scappa, che stanno arrivando dei greci, stanno arrivando dei nemici. Ignoro qual nume nemico mi confuse la mente e me la tolse nello sgomento. Quindi, preso dall'incitamento del padre, che gli dice di scappare perché stanno arrivando dei greci, Enea si distrae un attimo e non si rende conto che sta perdendo il contatto con la moglie. Cosa aveva detto la moglie prima? Le aveva detto? Lei aveva detto di?
di seguirla dietro, no? Adesso però sta scappando e non si volta mai indietro e non si rende conto che la moglie non c'è più. Comunque, sta dicendo, mentre seguo di corsa sentieri remoti ed esco dalla zona delle vie note, ahimè misero, strappata dal destino, Creusa si fermò, o uscì di via, o sedette stanca. Non so bene per quale motivo, insomma. Comunque, non mi sono accorto di quello che stava accadendo a mia moglie. Che cosa è successo? Si è fermata, era stanca, non era riuscita a tenere il passo di corsa. Insomma, lo ignoro. Non riapparve più ai nostri occhi. Non la vedemmo più. Non vedemmo più nostra moglie, mia moglie Creusa è la madre di mio figlio, è la nuora di mio padre. Non mi avvidi di averla perduta e non le prestai attenzione prima che fossimo giunti al colle e al tempio dell'antica Cerere. Quindi tutto teso all'incontro che, vi ricordate, doveva avvenire nei pressi del tempio di Cerere, quindi tutto teso alla sua meta, che era questo tempio di Cerere, non si è reso conto che non c'è più la moglie, no? Chi non accusa, qui infine tutti raccolti, ella sola mancò. Quando arriva effettivamente presso questo tempio di Cerere, fa un po' la conta, quindi controlla che ci siano tutti, ma vede che manca proprio sua moglie e sfuggì ai compagni, al figlio e al marito. Quindi Creusa non c'è, non se n'è accorto nessuno, nessuno dei compagni, né lui se n'è accorto, né il figlio, né il padre Anchise. Chi non accusai dissennato, a questo punto se la prende con tutti, impazzisce quasi di rabbia Enea, degli uomini e degli dèi, se la prende con gli uomini e se la prende anche con gli dèi. O cosa vidi di più crudele nella città distrutta? Affido ai compagni Ascanio, il padre Anchise e i teucri penati e li cielo nella cavità della valle. A questo punto che cosa decide di fare Enea? Decide di ripercorrere a ritroso la strada che ha fatto all'andata, diciamo. Quindi ritornare entro la città, vedere se per caso riesce a ritrovare sua moglie. E lascia quindi suo figlio Ascanio, il padre Anchise, e nascosti nella cavità della valle. Poi dice, ritorno in città e mi cingo delle fulgide armi. Quindi nuovamente si mette le armi, perché è chiaro che ritornando in città potrebbe incontrare e sicuramente incontrerà dei greci, dei nemici. Quindi ancora disposto a combattere pur di ritrovare sua moglie. Decido di riaffrontare tutti gli eventi, di ripercorrere l'intera Troia e di esporre di nuovo la vita ai pericoli. Da principio raggiungo le mura e le oscure soglie della porta da cui ero uscito e seguo a ritroso nella notte ed esploro con lo sguardo i segni delle orme. Dovunque orrore e silenzio atterriscono l'animo. Poi ritorno a casa, se mai vi si fosse recata. Addirittura arrivo a casa nostra, che non la vedo, lungo tutta quanta la strada non riesce a vedere sua moglie. E allora ritorna addirittura a casa. I Danai avevano invaso e occupavano tutto l'edificio, casa sua ormai era presa dai nemici. Presto il fuoco vorace si avvolge per il vento alla cima dei tetti, le fiamme sovrastano in furia all'aria la vampa, la sua casa è in preda alle fiamme. Procedo e torno a visitare il palazzo alla rocca di Priamo. Già nei vuoti portici asilo di Giunone, scelti come custodi, Fenice e crudele Ulisse facevano la guardia alla preda. Fenice, un guerriero greco, e Ulisse, il famoso Ulisse, erano di guardia dove c'era il palazzo di Priamo, alla preda, quindi a quello che era il bottino, no, della loro vittoria. Qui da tutte le parti si ammucchia il tesoro troiano strappato agli arsi sacrari, quindi tesoro di Priamo che viene portato via dai templi e dagli arsi sacrari, appunto i templi, dicevamo, in fiamme, e le mense degli dèi, il lettisternio, i crateri d'oro massiccio, le vesti predate, fanciulli e donne atterriti in lunga fila stanno d'intorno. Ebbene, adesso facciamo così, sintetizzo quello che poi andrete a leggere a casa. Cosa succede a un certo punto? Succede che il fantasma, cioè l'immagine di Creusa, ormai morta, più grande di lei, quindi appare molto più grande della donna che lei è stata in vita, appare ad Enea e dice, guarda, è inutile che mi cerchi, perché io sono morta. E a questo punto devi ritornare indietro, prendere il largo insieme con tuo padre, con tuo figlio, andare alla ricerca di una nuova città e sposare un'altra donna. Ecco, attenzione, glielo dice Creusa stessa, quindi giustifica in un certo senso quello che avverrà dopo, quando Enea sposerà Lavinia, un'altra donna, perché gliel'ha chiesto sua moglie stessa nel corso di questa visione. E più o meno così termina
il secondo libro dell'Eneide. Avete delle domande da fare su questa spiegazione? Ti interessano file di questo genere? Allora vieni su www.gaudio.org e iscriviti alla newsletter A Scuola con Gaudio all'indirizzo www.gaudio.org/news.